Allora, vediamo, intanto conosciamo il sondaggio. Sono 8 risposte, 8 percentuali, 8 possibilità di punti. Allora, abbiamo chiesto a 100 esseri umani di passaggio stanziali in Italia. Non ci importa, basta, per noi siamo per l'accoglienza sempre. Abbiamo chiesto, questo riguarda proprio tutti, cominciamo a farci un piccolo esame di coscienza. Potrebbero non invitarti più a cena se per tutta la sera hai parlato troppo, troppo, troppo di quale argomento? Anna! Lavoro. Che lavoro fai tu? Psicologa. E aspetta, che a cena subito tutti dicono: chissà già cosa stai pensando di me. Uno dice: ma che devo pensare? Sono 2 secondi che stiamo qua, ma chi ti conosce? Com'è? Ma chi ti sa? Chi ti conosce? Bravo, chi ti conosce? Vediamo. E il lavoro c'è, uno parla tutta la sera di lavoro e gli altri dicono: senti, sabato prossimo. La psicologa, brava, è entrata nella mente degli italiani. Nella mente degli italiani. Bravissima Anna. Roberto, prova a entrare nella mente degli italiani. Di calcio. Se uno parla di calcio tutta la sera, dice: questo sabato prossimo a cena, manco venerdì. Tutta la sera il VAR era rigore. Non era rigore, va bene, va bene, va bene. Oh, subito in alto. Teniamo. Psicologa, che mi dici, giocate o lo lasciate? Strategia? No, giochiamo. Giochiamo, si gioca! Con il vitiello, prego. Adele, anche tu sei psicologa? No, insegnante. Che di? Matematica. Aia, ecco, allora poi ti parlerò dei miei voti, dei miei successi alle medie, al liceo. Abbiamo chiesto a 100 persone, prof, potrebbero non invitarti più a cena se per tutta la sera hai parlato troppo di quale argomento? Politica. Politica. Guarda che occhi, Adele, che siamo su una rete che vive solo di politica, poi ci siamo intrufolati storetta così, ma proprio, ma così sciue sciue. Il grande approfondimento politico della settima, ha ragione, bravissima, bravissima Adele, top risposta. Andrea, tu sei sposato con di qua, e nella vita che fai? Marketer. Marketer. Digital marketer. Digital marketer. Diciamo. Beh, è una cosa buona? È una cosa buona? Sì. Non è una malattia. No, è una cosa buona. Correresti il rischio di non essere più invitato se? Religione? Se parli tutta la sera. No. Non è che ha detto un'eresia. Allora, potrebbero non invitarti più a cena se per tutta la sera hai parlato troppo di quale argomento, Diana? Dei miei flirt. Sei sposato che isso? Vabbè, quelli precedenti. Beh, vorrei sperare, no. Non quelli in essere. Non eravamo pronti a questa svolta del programma. Devo parlare con la regia. Flirt, quelli di tanti anni fa, tantissimi anni fa, innocenti. Ecco, conquiste amorose, brava, brava Diana. Maria Rosaria, mi piace se la ride. Che fai nella vita, Maria Rosaria? Insegnante. C'è pure qua Adele? No. No, matematica tu? Educazione fisica. Educazione e sostegno. E sostegno. Applauso, ragazzi, applauso. Applausi. E ce ne devono essere sempre di più, scusa, mi è scappata, di insegnanti, sia di educazione fisica, ci vogliono le palestre, ci vogliono gli insegnanti di sostegno e ci vuole che lo sport sia accessibile pure ai ragazzi e alle ragazze con disabilità, altrimenti... E so di cosa parlo, potrebbero, Maria Rosaria, non invitarti più a cena se per tutta la sera hai parlato troppo di quale argomento? Figli. Figli. Soppiezze core, però dici per gli altri, brava te, hai visto Adele, dice però tutta la sera, non sai il mio, i figli, oh, no. Io avrei detto che c'era, psicologa, qui veramente ci vuole l'Anna intelligente, lei la donna e la psicologa, cosa avranno risposto le signore e i signori del sondaggio? Tutta la sera hai parlato troppo di quale argomento e non ti rinviteranno? Di shopping. Shopping, cose di quello che ho acquistato e mi vanto, insomma, dei miei non acquisti. Sai, a via Caracciolo, cioè, perdibile. Ah, non c'è lo shopping. I Corvetta si erano appisolati. Eravate appisolati, invece all'improvviso sì, no, invece... c'è da giocare. 3 errori, qua risposta piglia tutto, nel senso che proprio sì. È da regolamento americano universale. 3 errori di una squadra.
di qua una risposta esatta, vincete voi il round, risposta sbagliata, vincono i Vitiello. Siamo tutti d'accordo, problemi di salute. Problemi di salute, per rendere la cena proprio... E che c'è un frizzante. Bel tiramisù e poi non sai che c'ho qua io. E... problemi di salute? No. Il round va alla famiglia Vitiello! Allora, potrebbero non invitarti più a cena se per tutta la sera hai parlato troppo di quale argomento? Te stesso, va bene, diciamo te stesso le cose che vorrei, io farei. Poi vediamo. Cultura, magari. No che non ti rinvitano, ti dovrebbero portare esposto nei paesi. Dice, questo parla di libri, rinvitiamolo. Poi, soldi e poi anche... macchina e moto e non vi rinviteranno più, è una garanzia, è una garanzia. Benissimo, macchina e moto segnanti proprio. Io la fingo un malore, alle macchine, alle moto proprio così, mi butto per terra. Allora, la famiglia Vitiello si aggiudica il primo round, vola a 66 punti, già te sei sconfortato. C'è il secondo round, arriva tua moglie.